Siamo ancora una volta in terra di Puglia, terra ricca di erbe e piante antiche le cui origini risalgono ad un passato contadino nel quale la cucina era semplice e fondata su alimenti genuini. E a proposito di alimenti genuini, in questa puntata del Gusto della Salute vogliamo parlarvi degli sponzali, bulbi allungati, dunque non ingrossati, di cipolla, noti anche con il nome di cipolle porraie, per quanto tra porri e sponzali ci siano delle differenze anche sostanziali. In pratica si tratta di veri e propri prodotti di nicchia che qui in Puglia hanno trovato uno dei luoghi più ideali per crescere e per svilupparsi. Ne parliamo dopo la sigla. Lo sponzale è una pianta erbacea che, come l'aglio e la cipolla, fa parte del gruppo delle aliacee, della famiglia delle liliacee. E non sono altro che i germogli che si consumano ancora freschi prima dell'ingrossamento del bulbo della cipolla. I bulbi infatti producono dei germogli che, se non vengono raccolti, producono in primavera gli scapi fiorali. Per la produzione si possono utilizzare sia i semi che i bulbi di varietà precoci. Si raccolgono all'incirca dopo i 60-120 giorni, in un periodo compreso tra dicembre e febbraio. Per poter ottenere dei germogli più teneri viene effettuata una tecnica chiamata rincalzatura. Comunque la loro raccolta inizia nel momento in cui i germogli hanno un diametro di almeno 1,5 cm. Nel nostro breve viaggio alla scoperta delle curiosità storiche che riguardano l'alimento protagonista della puntata di questa settimana del Gusto della Salute, ci lasciamo accompagnare dalle parole, dalla denominazione del prodotto stesso. Quando parliamo di sponzali, questi cipollotti dalla forma particolare, facciamo riferimento inequivocabilmente al rito del matrimonio, al vincolo coniugale, o meglio, a ciò che stava prima del matrimonio, e cioè il fidanzamento. Presso gli antichi romani, infatti, e nel diritto romano, chi desiderava prendere moglie doveva fare riferimento ad una sorta di contrattazione chiamata sponsalia, e cioè era proprio il momento che precedeva il matrimonio, quel percorso che doveva accompagnare i due, l'uomo e la donna che si amavano, che volevano comunque unirsi in matrimonio, verso quel giorno così importante. E per l'occasione si preparava una focaccia nuziale farcita di questi particolari bulbi di cipolla coltivati nell'orto, che presero il nome proprio dall'unione sponsale. E a proposito di orti, dobbiamo ricordare che negli antichi monasteri, nei conventi di una volta, c'era un angolo dell'orto che era proprio destinato alla coltivazione degli sponsali. Era duopo, era prassi, vivere di ciò che si coltivava e di ciò che si produceva, e quello che veniva coltivato e prodotto all'interno del monastero doveva essere sufficiente per mantenere e sostenere tutta la comunità. Nella cucina contadina, che di solito sfrutta alimenti molto semplici, alimenti genuini che provengono dalla terra, di solito gli sponsali si trovano come contorno a delle zuppe di legumi e possono essere utilizzati o nella loro versione cruda o nella loro versione cotta. Quali sono i valori nutrizionali dello sponsale? Di cosa è composto? Allora, sicuramente dobbiamo iniziare a dire che le calorie sono molto basse, circa 40 kcal per 100 g di prodotto. Contiene un po' più di carboidrati e di proteine, grassi assolutamente zero, ma contiene molta acqua di vegetazione, molti oligoelementi, tra cui il fosforo, il calcio, il ferro, lo zolfo. Contiene molte vitamine,
vitamine, la vitamina A, vitamine del gruppo B, le vitamine C e anche la vitamina E. Se dobbiamo invece analizzare il contenuto in fibre, beh, diciamo che lo sponsale ha un'elevata quantità di fibre nella sua composizione totale. Ma come utilizzare lo sponsale in cucina? Allora, sicuramente una delle tradizioni contadine è quella di cuocere lo sponsale al forno e di condirlo con un filo d'olio. Ma una delle, soprattutto nella cucina pugliese, uno dei piatti più famosi che vede l'utilizzo dello sponsale sono le uova a ciambotto, si chiamano, cioè sono questi sponsali che vengono cotti insieme alle uova e costituisce un vero e proprio piatto unico, perché non solo è ottimo il sapore, ma concentra le proprietà terapeutiche dello sponsale con l'alto valore biologico e nutrizionale delle uova. Per quel che riguarda l'impatto clinico, dico subito che gli sponsali sono certamente in grado di offrirci un'ampia gamma di effetti benefici. Intanto il calcio ed il fosforo contenuti in buona quantità in questi ortaggi sono certamente in grado di mantenere in buona salute ossa e denti, così come il potassio è in grado di supportare adeguatamente le funzioni cardiocircolatorie. C'è poi il selenio che insieme a polifenoli e prodotti contenenti zolfo compone in qualche modo il pool di sostanze antiossidanti che gli sponsali appunto sono in grado di offrirci, sostanze antiossidanti che, come sappiamo, aiutano a combattere in qualche modo lo stress ossidativo, l'ossidazione che a sua volta è causa di danno cellulare, e quindi contrastano queste sostanze antiossidanti stati infiammatori che possono interessare il nostro organismo. Tra l'altro, gli sponsali contengono al loro interno un'ampia gamma di vitamine, hanno vitamina C che sappiamo essere un buon supporto per le funzioni del sistema immunitario, contengono vitamine del gruppo B, indispensabili per supportare le nostre funzioni metaboliche, e tra le vitamine del gruppo B ricordo in particolare l'acido folico, contengono ancora vitamina A, quindi carotenoidi, vitamina E, importante supporto per le funzioni del sistema nervoso, vitamina K che è indispensabile per i processi coagulativi. Aggiungo ancora che gli sponsali possono essere tranquillamente mangiati dai soggetti in dieta, e questo perché essi aiutano in qualche modo a promuovere sensazioni di sazietà in ragione del loro abbondante contenuto in acqua ed in fibre. Fibre che tra l'altro sono anche in grado di regolare le funzioni intestinali. Inoltre avrebbero anche proprietà antitumorali, e questo in ragione di alcune sostanze che in essi sono contenute, tra le quali ricordo in particolare l'allicina, che certamente negli sponsali non è presente nelle stesse quantità con cui è contenuta per esempio nell'aglio, ma che tuttavia è in grado di esercitare una buona azione preventiva nei confronti soprattutto del cancro dello stomaco. Aggiungo che gli sponsali sono anche in grado di svolgere proprietà antibatteriche, proprietà disinfettanti ed ancora diuretiche e depurative. Per quel che concerne invece le controindicazioni, dico subito che per gli sponsali non è che se ne descrivano granché, tra l'altro non sono nemmeno descritte azioni interferenti degli sponsali sull'azione farmacologica dei vari medicamenti. Dico tuttavia che l'abbondante presenza di fibre di cui parlavo precedentemente certamente controindica il consumo di sponsali da parte di soggetti portatori di una disbiosi fermentativa, per cui in questi soggetti gli sponsali sono in grado di generare meteorismo, gonfiore e tensione talvolta anche dolorosa dell'addome, flatulenza, turbe dell'alveo e anche turbe digestive con possibile reflusso. Dico ancora che, provenendo direttamente dal terreno, gli sponsali contengono al loro interno direi importanti quantità di nichel, si stima intorno ai 200 microgrammi di metallo per chilogrammo d'alimenti. Quindi sconsiglierei appunto l'utilizzo e il consumo di sponsali da parte di quei soggetti che dovessero presentare un'allergia sistemica al nichel solfato.
Infine, quando non sono interi, quindi sono stati tagliati, gli sponzali emanano caratteristicamente degli effluvi, direi poco gradevoli, che sono dovuti alla liberazione di molecole contenenti zolfo, che tra l'altro, essendo volatili, provocano nell'uomo lacrimazione. Tutto questo, mentre per lo sponzale è un atto di difesa contro l'aggressione di predatori o parassiti, per noi consumatori è motivo, oltre che di lacrimazione, anche di alito cattivo, di sudore piuttosto che urina o anche flatulenza particolarmente maleodorante, ciò che indurrebbe, come qualcuno ha scritto, all'utilizzo improprio di mascherine. Fortuna che effetti benefici e di gusto certamente prevalgono rispetto a questi inconvenienti.